Ciao a tutti e bentornati qui sulla Not Risice Mars. Vado a recuperare delle balle che ho trovato sul campo 45, che sono rimaste sicuramente dalla raccolta precedente. Allora, ma mi avevano già dato fastidio con il Big M. Adesso, prima che ci arrivo lì con il voltafieno, li tiro via. Intanto qua no, era questo per cambiare. Dove sono? Lì. Rotoballe di cotone, no, rotoballe queste, ok. Allora, ho lavorato un po' poco off screen, perché come potete vedere già siamo a metà con questo campo. E ci ho dato anche un po' di con il fertilizzante lì sul campo 78. Le altre missioni le abbiamo quasi finite. Siamo a buon punto, abbiamo già di nuovo quasi 400.000 euro e abbiamo adesso nelle puntate precedenti abbiamo comprato anche le mucche, siamo arrivati a 70, abbiamo trasferito il latte. Vi sto facendo un piccolo resoconto di tutto quello che è stato fatto nelle puntate precedenti, perché un po' di roba è stato fatto. Questo ancora a carica, è un bel andare, dai, piano piano. Spero che qua non dovrebbe dare fastidio. Ah, penso sì. Allora, cosa vi dico? Che li butto direttamente dentro e me li tolgo da qua. Ok, allora, ma te li metto qui, che adesso prima diamo un'occhiata a tutto quello. Questo è ancora qua, l'ho lasciato qua e altre missioni per coltivare adesso non ne ho. Però mi servi tu con il ranghinatore. Sì, così mettiamo lui con il ranghinatore avanti. Allora fai una cosa, tu vai in base officina. Sto fermo qua, lui va avanti e indietro. Vedete un po' come lavora? Un po', dai. Te ti lascio qua per adesso. Tu stai fermo lì, tu ho bisogno di te. Intanto gli facciamo il pieno, perché questo qua, se non è ora ma fra un paio di giri, se ne va a ricaricare da solo, cioè si va a fare il pieno da solo, il discorso è diverso. Solo sorpasso, la speranza che non vengano delle macchine. Questo è il solito sorpasso impossibile. Sapete, per fortuna che siamo su farming, che altrimenti ci saremmo ammazzati. Visto che abbiamo anche i soldi, posiziono, farò anche un capannone lì a destra. Metterò un bel capannone lì a destra, tanto l'avevamo progettato e va messo lì. Allora io cosa... Dov'è il... Qui.
Non l'avevo calcolato. Dai, vieni. È rimasto impigliato. Ok, ce l'abbiamo fatta. Aspetta un attimo, che io avevo iniziato una missione di fertilizzazione. Forse di qua faccio prima, e infatti. Sul campo 39. Allora, non questo. No, sul 38 e 37. Allora, facciamo il 38 e 37. Vabbè, uguale, tutti e due li possiamo fare, non è un problema. Il 39 dovrebbe essere quello di fronte. 38. E il 37 è questo qua. No, al contrario. Vabbè, uguale. Non ci cambia niente. Direi che due basta. Sì. Allora, allora, tu devi andare a fare i nostri campi, perché anche quelli vanno tagliati. Perché siamo a settembre, l'ultimo taglio, secondo me, riusciamo a farlo prima che dopo, cioè, nel senso, riusciamo a fare il taglio e abbiamo anche il tempo per farli fermentare prima che arrivi il periodo giusto per andare a vendere tutto. Così nei prossimi giri vediamo se abbiamo bisogno di erba o di fieno. Il prossimo giro facciamo erba e fieno per le nostre mucche. Allora, il punto di inizio dovrebbe essere qui da qualche parte, fammi vedere. Infatti. Ok, allora. Direi che qui va bene. Vanno bene 3. L'unica cosa che no, aspetta, devo metterlo un pelo avanzato sto coso qua. Allora, menu. No. Qui. Allora, modalità avanzata? Sì. Oh, sì. Alla margine del campo no, perché deve stare un pelo, deve stare dentro, perché altrimenti tocchiamo dappertutto. Perimetro centro, lato più lungo, ok.
Va bene. No, non va bene. Devi finire qui. Adesso sì. E qui mi devi però dare l'andana. Allora. Adesso lui si chiude di nuovo, lo so, ma me ne frego, ma non si chiude. Non si chiude perché deve partire dal primo punto, non da qui. Ok, questo è arrivato, no, manca poco. Allora, te ti posso. Stacchiamo sta velocità perché mi sta dando noia. Allora, la velocità è bella quando facciamo altre cose, ma quando facciamo certe cose. Andiamo con due. Beh, con due, due si possono lasciare. Allora, 380. Io voglio piazzare il capannone troppo lontano. Ha ragione pure tu. Vediamo se ci giro da qui. Ma qui da qui c'è. Devo piazzare il capannone così comincio a mettere sotto anche le altre cose invece di tenerle lì sparse per la fattoria. Almeno gli diamo la possibilità di. Beh, allora. Di mettere sotto i capannoni la roba. Il campo 38 finito. Benissimo. Dov'è? Ti parcheggi qui per adesso. Quando cominciamo a fare il primo giro? Allora, lui abbiamo fatto tre giri. Dov'è? Gli abbiamo dato 3 o 4 giri? No. Da qui. Se non sbaglio 3. 3 per 17 sono 30, 51. Cinquantuno. Perché? Perché ti sei fermato? Strano. Vabbè, non ci interessa. Ah, qua. Allora, abbiamo detto che 30, 51 metri. Questo è 18, 19, 19, 19 fa 38. Se gli do un altro 19, se ne fa 48, 50. No. Allora, dobbiamo fargliene fare due. Se gliene faccio fare due. Vediamo cosa succede. 2. Inizio a lavorare dal centro, ok. Gliene potrei dare però anche 3, aspetta, perché devo tanto iniziare dal centro. Dai. Ogni volta ci mette una vita. Vediamo. Dov'è? Sì, così stiamo più interni.
non dovrebbero esserci problemi. Allora, vediamo, lui va al primo punto. Vediamo un po' da dove inizia. Però una cavolata l'ho fatta io, aspetta, eh. Una cavolata l'ho fatta, annullo. Devi finire qui. Ok, punto di inizio non è cambiato, poi il punto di arrivo sì. Ok. Allora, vai al primo punto. Vediamo se riusciamo a prendere direttamente la parte che ha già voltato, o se prendiamo ancora della roba che deve voltare, lasciamo perdere. Dobbiamo aspettare ancora. Dobbiamo aspettare che almeno lui faccia il primo giro. E dopo possiamo mettere a lavorare anche questo. Tu a 39 era finito, andiamo sull'altro. Ok, allora questo intanto lo salvo. Campo 38. E facciamo anche un campo 37, così me lo trovo già pronto. Questo lo salviamo nel... No. Il 38. Fertilizza 30 metri. Ok. Cancelliamo. Fammi vedere. No, allora, dai, che qui è facile, non è difficile. Ok. Vediamo come va il percorso, se lui arriva alla fine senza che si lamenta, salviamo anche questo. Questo torna a ricaricarsi, questo è già caricato, questo è a buon punto. Beh, allora io direi cosa. Il cippato in là non glielo possiamo portare perché il camion è impegnato. Vediamo un po' le nostre missioni, già missioni, le mie produzioni cosa dicono. Allora, totale, razione mista non mi interessa. L'insilato per adesso siamo a 8.000, un po' di balle è meglio che glieli porto entro notte. Burro, qui manca il latte.
latte, ma non l'avevo scaricato il latte? Ma adesso ci guardo. Fertilizzante, niente. Qua cosa manca? Qua manca diesel. Qua manca diesel. Manca cippato, ma abbiamo cartone e carta. 60.000 e 32.000. Cartone e carta. Prezzi. Allora, cartone 1000, conto i 1096, siamo a 1073, quello si potrebbe vendere. La carta 1073, 1100, USB 997, siamo a 996, questo si può vendere. Beh, c'è poco da vendere. La frutta, andiamo a vedere la frutta. 810. Contro i 1000. 1009 e 495. No. Allora, i pesci li abbiamo venduti. Poi possiamo vendere carta e cartone. Se non ci si vede da nessuna parte, questi si potrebbero pure vendere. Sì, carta e cartone. Qua manca la legna. Qua manca l'acqua. Qua aspettate un attimo, andiamo a vedere qua come si è messa carta e cartone. Cartone, carta ce n'è abbondante. Il wallet vuoto va bene. Allora, possiamo vendere carta e cartone. Vendiamo carta e cartone. Vediamo gli altri come sono messi prima. Va tutto bene. Allora andiamo a caricare carta e cartone che li vendiamo e poi portiamo un po' di balle qua a biogas perché siamo a vuoto. Non ho guardato i prezzi però di carta e cartone, cioè dove me lo pagano di più? Carta e cartone. Allora, dove voleva carta e cartone? No, qua, qua. Adesso li possiamo vendere. Più avanti, quando abbiamo più produzione, carta e cartone ci servirà solo ed esclusivamente per le produzioni. Allora, carta abbiamo detto, ah, Baumax, tutti e due. Vabbè, allora non c'è tanta cosa lì. Grazie.
Ah no, devo tornare a cambiare qua. Vabbè, un po' conserviamocelo, dai, facciamo questi. Ok, e qua. Poi. Boh, vediamo questo, vediamo quanto ricaviamo. Sono da 5.000. Abbiamo quanti pallet? 1, 2, 3, 4, 5. Sei, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 pallet da 5.000. Sono 500, qualcosa, 1000, boh, con qualcosa dovremmo prendere abbondante, anzi. Sono andato troppo avanti. Vediamo quando prendiamo. Beh, abbiamo preso 100.000 circa. È male. Allora, se pensate che ci abbiamo messo solo un po' di cippato. Ah, quello sta iniziando a fare il primo giro. Aspetta che mi sposto, così non gli diamo noia. Ok ragazzi, anche qui ci siamo arrivati alla fine della puntata. Vediamo domani cosa c'è all'ordine del giorno, ma di sicuro ci sarà da fare questo campo qua e continuare ancora sul 78 e poi vediamo se trovo qualcos'altro ancora da vendere e da mettere dei soldi da parte per un capannone e vediamo dove arriviamo con le balle più avanti. Con le missioni che finiamo, se riusciamo a comprare il nostro primo campo non di erba. Ragazzi, appuntamento al solito alle ore 17 con la Notte di Mars. Un saluto, ciao!